A 7 giri dalla fine del Gran Premio d'Olanda, incidente tra Lando Norris e Max Verstappen, danno irreparabile per la McLaren che si è ritirata mentre il campione del mondo ai box è riuscito a ripartire e chiudere quinto, benché penalizzato perché considerato colpevole dell'azione dell'incidente. Il contatto che ha sconvolto la classifica del Gran Premio di Austria a pochi giri dalla bandiera a scacchi ha causato una serie di polemiche tra i due. Nel giro 64esimo il tre volte campione del mondo ha esagerato quando Norris ha provato un sorpasso all'esterno in curva 3, ha chiuso violentemente la porta causando il contatto tra la posteriore sinistra della Red Bull e l'anteriore destra della McLaren. Tornati ai box, la Red Bull è riuscita a ripartire mentre i danni sostenuti dalla McLaren sono stati troppo severi. Norris dichiara: ci sono regole in pista, cose che puoi fare e che non puoi fare. Lui stava facendo queste cose senza essere punito. Mi aspetto una battaglia con Max, mi aspetto che spinga al limite, ma ogni volta che l'ho attaccato si comportava in maniera da causare un incidente. È sicuramente sconsiderato, un comportamento un po' disperato da parte sua, non necessario. Mi aspetto che si corra in maniera ruvida ma rispettosa, ma la cosa non mi sorprende più di tanto. Quando gli è stato chiesto se fosse pronto a fare la pace, l'inglese ha risposto: sta a lui fare il primo passo, è sempre stato un po' così, rispetto la sua abilità, ma talvolta va oltre. Oggi è successo, sono deluso che ha distrutto la mia vettura, rovinando la mia gara. Finito nell'occhio del ciclone, il tre volte campione del mondo non è sembrato molto scosso né dall'incidente che dalla doppia penalizzazione inflittagli dalla direzione corsa. I 10 secondi non gli sono costati il quinto posto, mentre i due punti di penalità sulla sua superlicenza portano il suo totale del 2024 a 4, con 12 necessari per una squalifica. Max sembra quasi scaricare la colpa dell'incidente sul pilota della McLaren e dice: talvolta questi attacchi all'ultimo respiro sono sempre rischiosi, una volta sono andato lungo, l'altra sono andato oltre il cordolo, altrimenti ci saremmo toccati. La pendenza della curva non ha aiutato, ma talvolta le cose sono andate male a me. Non è piacevole, ma ogni tanto succede.